Ciao a tutti amici, io sono tornata qui in questa bellissima, in questo bellissimo studio con Martina perché appunto iniziamo questa bellissima rubrica dedicata ai giovani, ovviamente nel mondo della musica e del ballo, più prettamente del ballo perché parliamo di danza classica e di danza contemporanea. Martina, ciao! Ciao! Ben ritrovata! Allora, io ho un bellissimo album di foto qui sulle mie ginocchia, però prima ti volevo chiedere, nella puntata di presentazione parlavi del fatto che hai trovato sotto l'albero di Natale un tutù e da lì è nata la tua storia, ma sì. Se c'era un tutù sotto l'albero di Natale vuol dire che comunque un po' di idee di ballo le avevi già. Certo, sì sì, comunque a 3 anni non sapevo proprio quale sarebbe stata la mia strada. Però avevo sempre questa ispirazione di ballare, appena sentivo la musica dovevo per forza muovermi, in ogni caso sentivo questa tensione dentro che dovevo buttarla fuori. E quando ti hanno regalato questo tutù, che è stato un giorno meraviglioso, da lì Poi sei partita con solo il tutù o hai cominciato anche a fare dei corsi? Sì, mi sono iscritta a una scuola di danza e lì 2 volte a settimana comunque andavo a fare questi corsi. Ecco, che è già particolare per una bimba di 3 anni avere questa costanza di andare a ballare. Forse Anche per gli amichetti, magari avevi creato il gruppettino, ti ritrovata bene? Beh, inizialmente io sono una persona abbastanza timida, però sì, dopo col tempo sono riuscita anche a farmi comunque degli amici, creare proprio un gruppo di danza. Hai continuato nel mondo della danza, se no non saremmo qui. Chi è che si è accorto che quel tutù era giusto che ci fosse sotto il tuo albero? Cioè l'insegnante, la mamma, tu stessa hai sentito che quello che avevi dentro era molto forte? Io in prima persona. Difatti da quel giorno ho capito che questa sarebbe stata comunque la mia strada, il mio percorso, la mia felicità in un certo qual modo. E comunque sì, devo ringraziare tantissimo anche i miei genitori che hanno preventivato questa cosa. L'hanno capita. Dai 3 anni in poi sei partita e hai fatto danza contemporanea. Sì, da subito danza contemporanea. Poi ho passato anche in danza classica proprio per un miglioramento a livello tecnico, Diciamo anche posturale. E qui parliamo di che anni? Beh, verso i 10 anni. E da lì Sei sempre andata avanti soltanto con la danza o hai provato anche altri sport per vedere se magari... No, c'è stato un periodo dove sono andata a nuoto ma non era la stessa cosa dell'acqua, quindi non era proprio la stessa cosa. E altri sport in generale? No. Quello, Martina, sempre quello. Sempre quello. Caparbia, precisa e cocciuta, vorrei sentire la mamma. Allora, in questo bellissimo album di foto, una foto che ti piace e della quale vuoi ricordarmi una cosa carina che hai vissuto? Ma ad esempio questa foto è una delle prime coreografie di danza moderna, si intitolava Goodbye. Ed era una coreografia comunque dolce, amorosa, che parlava appunto d'amore e diciamo che con questa coreografia ho provato proprio quell'emozione che mi ha portato poi a fare scelte nella vita sempre più difficili riguardanti proprio questo campo. Ok, perfetto. Allora, io ringrazio tanto Martina per questo bellissimo piccolo regalino che ci ha fatto e comunque... Vi ricordo che ci vediamo la prossima settimana, Sempre con il buongiorno da Martina, per continuare a parlare di questa bellissima disciplina che è sia la danza classica che la danza contemporanea. Grazie Martina. Grazie a voi. Grazie, ciao, alla prossima.